Assessore, avete presentato una ricerca della Bocconi che riguarda come finanziare le infrastrutture. Lei ha precisato che non si tratta di grandi infrastrutture, ma di infrastrutture che riguardano l'ordinaria amministrazione. Quanti soldi servono e come si può fare? Sì, ordinaria amministrazione, cioè l'insieme delle necessità dei comuni lombardi che fa circa 6 miliardi di euro. Quindi sono tante piccole cose che insieme fanno una montagna di risorse e anche tanti posti di lavoro e una bella boccata d'ossigeno per le nostre imprese. Oltretutto tutti lavori territoriali, le asfaltature non si importano e quindi riuscire a fare queste opere significa dare lavoro ai nostri concittadini. Il tema è interessante perché da un lato abbiamo questa fotografia fatta in collaborazione con l'Università Bocconi che ha analizzato dei questionari che abbiamo inviato ai comuni lombardi e quindi abbiamo una fotografia delle esigenze. Dall'altro, e questo ci aiuta perché anche come programmazione ci dà un quadro di quello che serve davvero, dall'altro abbiamo messo in piedi una serie di modalità per fare queste opere anche quando ci sono dei vincoli come quelli del patto di stupidità che di fatto lo impedisce. Banalmente, non ci fosse il patto di stabilità, i nostri comuni hanno 8 miliardi fermi e quindi potrebbero fare tutto. Dov'è il problema? Purtroppo c'è. E allora che cosa facciamo? Invece di arrenderci e non fare niente, abbiamo messo a punto una serie di modalità che consentono di superare questo vincolo e di fare comunque delle opere quando ci sono una serie di caratteristiche. In questa giornata di lunedì approfondiamo alcuni esempi specifici, ci sono una serie di attori fondamentali, quindi oltre ovviamente ai comuni, gli assessorati coinvolti, l'ambiente per l'efficienza energetica, i trasporti per quello che riguarda quel settore, ci sono le istituzioni finanziarie, le più grandi banche senz'altro, ma anche le banche del territorio che conoscono benissimo questa realtà, ci sono i fondi assicurativi. Viene Franco Bassanini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Cassa Depositi e Prestiti che ha delle misure anche in tal senso. Insomma, facciamo un quadro e diamo delle soluzioni. Qui tutti parlano di problemi e noi siamo abituati a dare anche delle soluzioni. Si è detto che la pubblica amministrazione deve fare da facilitatore per questa operazione. In questo caso si tratta della regione che ha un indebitamento zero e anche per il pagamento dei debiti, come risulta anche da un'indagine della CGA oggi di Mestre, è arrivata al 99% circa, no, del pagamento. Sì, la Regione Lombardia sembra appartenere a un altro Stato. Noi paghiamo mediamente a 60 giorni, quindi siamo in linea già con la direttiva europea. Non abbiamo preso unica regione in Italia, non abbiamo preso un euro dallo Stato per i pagamenti pregressi, perché se paghiamo non abbiamo debiti pregressi. Il debito della Regione Lombardia, dell'ente Regione Lombardia, è inferiore ai 2 miliardi, che sono nulla su un bilancio annuale di 23 miliardi e mezzo, e con una scadenza anche breve di circa 12 anni. Rendiamoci conto, meno di 2 miliardi in diminuzione, perché se non fai nuovo debito, chiaramente quello che c'è, diminuisce. Il debito totale dello Stato è di 2 miliardi e 100 e passa. 2.000, scusate, 2.100 miliardi e passa. 2 contro 2.100, il nulla. E nonostante questo riusciamo a fare investimenti. L'anno scorso abbiamo fatto 1 miliardo di lavori, di investimenti, senza fare un euro di mutuo, senza fare debito. Perché? Perché la Lombardia è la miglior regione d'Italia, una delle migliori regioni d'Europa, è gestita bene e quindi ce la fa. Noi vogliamo dare una mano ai comuni mettendo in rete degli esempi che ci sono. Abbiamo un ampio dossier con esempi di successo di realizzazione di infrastrutture nonostante i vincoli del patto di stabilità, nonostante la ristrettezza di risorse. Mettiamo in rete queste buone pratiche, questi buoni esempi, perché vogliamo dare una bella spinta all'innovazione, alla ricerca, all'efficienza energetica. Ci mettiamo anche dei quattrini come regione per dare una mano, però vogliamo davvero dare una mano ai nostri comuni e quindi alle nostre gente. Ultima domanda, a proposito di dossier, oggi il Presidente Maroni ha presentato quello Lombardia al Premier
Premier Renzi, ma come si può poi fare i conti con il piano di revisione di spesa, per esempio di Cottarelli, che parla di tagli, dice 32 miliardi in 3 anni, quindi questi progetti anche della Regione possono essere in qualche modo compromessi da queste? No, io ho visto le slide di Cottarelli, ci sono cose condivisibili, altre un po' meno, però un principio c'è, adesso vanno di moda le slide e le presentazioni, ma un principio chiaro c'è: non si vogliono fare tagli lineari, si vogliono fare dei tagli andando a tagliare dove ci sono degli sprechi. Bene, a questo punto la Regione Lombardia è a posto, vuol dire che da noi non si taglia niente perché noi siamo in ogni classifica i più efficienti.